Sono circa 40 i lavoratori che la sera del 17 febbraio hanno occupato la scuola Trilussa in via Matteotti a Pomezia. A voler rimanere ad oltranza nell'edificio sono gli operatori che si occupano delle pulizie all'interno degli edifici scolastici appartenenti alle cooperative Romana Petrus e Activity. Già da diverso tempo e anche a livello nazionale gli operatori stanno cercando di segnalare le loro problematiche, prima fra tutte l'iniziale riduzione di ore lavorative e stipendi del 25%. Ora la situazione è precipitata ulteriormente. Dal 1 marzo, ci hanno spiegato i lavoratori, è previsto un ulteriore taglio che oscillerà addirittura tra il 58 ed il 90%. La preoccupazione su come riuscire ad arrivare alla fine del mese si fa quindi sempre più pressante, visto che le condizioni per ognuno di questi lavoratori sono sotto la soglia di sopravvivenza, come loro stessi hanno spiegato al sindaco di Pomezia Fabio Fucci, intervenuto sul posto. C'è gente che deve campare, deve vivere, non lo so, quello che quindi bisogna, come dire, muoversi dal suo punto di vista, perché poi le parole lasciano il tempo che trovano e noi però a fine mese ci dobbiamo arrivare. Le scuole vanno pulite, abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, qua ci sono le ditte che fanno il loro di lavoro, il loro interesse, però bisogna anche mettere un punto. Stiamo parlando di stipendi di 700 euro. Oltretutto abbiamo già un taglio del 25% di cassa integrazione in deroga che non abbiamo ricevuto per tutto il 2013. Quindi siamo già alla fame e non stiamo parlando di stipendi alti, stiamo parlando di fame. Non è tollerabile. Quindi questo è l'unico, mi dispiace, ma non è una situazione che interessa 65 lavoratori a Pomezia, ma che a livello nazionale riguarda ben 24.000 famiglie che si sentono abbandonate per la mancanza di risposte, tanto da poter arrivare a gesti disperati. È impossibile lavorare un'ora al giorno, 6 ore a settimana. Cioè, è gente che qui c'ha moglie e marito che lavora. Veramente prendiamo la benzina e ci diamo fuoco, perché tanto la fine nostra è questa. Non abbiamo più niente da perdere. Chiamassero la Cenere. Come viene la Cenere? Noi qua la situazione va risolta. È una situazione di 24.000 famiglie in Italia. Cioè, non stiamo parlando di quattro gatti a Pomezia. Siamo 65 persone, ma il discorso è che il problema è di 24.000 famiglie. In Italia siamo 24.000 e non possiamo finire alla fame perché il potere ha deciso che non mangiamo più. Avevamo un tavolo governativo che doveva entro il 31 gennaio trovare una soluzione per tutti noi, non ci si è filato nessuno. Ci stanno abbandonando e la soluzione che hanno trovato è un taglio dal 50 al 90%, non esiste. Gli unici che potevano non dire niente, non essendo dipendenti statali, siamo noi delle pulizie. Quindi si è preferito fare dei tagli sui servizi, quindi ausiliariato e pulizia. Di conseguenza è iniziata Gelmini, è arrivata la carrozza, tutti i ministri che arrivano devono tagliare sulle pulizie, siamo arrivati allo schifo. Siamo arrivati a morire di fame, siamo arrivati ad avere le taniche di benzina, cioè, ma non è cosa fattibile, mi pare, no? In molti avrebbero voluto adottare una soluzione differente da quella dell'occupazione della scuola, anche per i disagi creati a bambini e genitori, di cui i lavoratori sono consapevoli e dispiaciuti, ma purtroppo, come hanno spiegato, non c'è stata alternativa. Non credo che sia la soluzione, ma tanto non abbiamo altro. Questo è quello che stanno facendo i nostri colleghi in tutta Italia, diciamo. Per cui è quello che stiamo provando a fare anche noi. È l'unica cosa che ci è rimasta da fare. E questo faremo. Non ci allontaneremo da qua finché non si troverà una soluzione. Così stanno facendo giù Napoli, province, tutta Italia, Puglia. E è partita da giù e sta salendo questa protesta. Non saremo solo noi, non ci fermeremo. Adesso arriverà anche in Alta Italia. Siamo 24.000 in tutte le scuole. Per cui devono trovare una soluzione, non è che siamo quattro scemi così. I genitori succede ai bambini, ci spiace noi per queste persone. Noi siamo di Pomezia, abbiamo parenti, amici, siamo tutti qui, però non abbiamo altra soluzione. Anche perché i bambini dovrebbero vivere nella sporcizia. Stanno vivendo, anche adesso, in Italia che ci sono stati, vivevano nella sporcizia i bambini. Diciamo quello che dobbiamo dire. I genitori non sono contenti di quello che si stava facendo in questo momento, perché comunque con i tagli che ci sono stati, noi da 15 persone che eravamo in Trilussa siamo rimaste 8 persone. Dopo accesi momenti durante il confronto con il sindaco Fucci, che ha invitato i lavoratori ad una protesta autorizzata per consentire il normale svolgimento delle attività didattiche, il primo cittadino ed altri esponenti dell'amministrazione sono stati fatti allontanare. Alcuni lavoratori hanno deciso di salire sul tetto e di portare avanti ad oltranza la loro protesta. Così si è chiusa la serata di ieri. Sì.
però sono io, se la situazione è quella che avete rappresentato è che mi confermano. Basta che vede su tutti i giornali. Se ci volete aiutare, fatelo. Alle scuole occupate, questo potrà dire. Con gli altri sindaci di tutta Italia. Lei chiami il prefetto, perché lei può chiamare il prefetto. E questo succede. E dire che qui c'è un problema di ordine pubblico, perché comunque questi lavoratori dal primo di marzo vivranno con 150. Se va bene, 150 ancora. Se va bene. Cioè, molti niente. Se va male, alcuni saranno a casa a girarsi i pollici. E non va bene. Dopo che se no poi qualcuno si prende una bottiglia e se la versa in testa. Ma è una cosa e di le tavole, no. E le umiliazioni. Stanno qua, se no se buttiamo di sotto di testa ci si buttiamo. Stanno qua. Ma poverina, quella è morta, perché hanno perso lavoro. Hai ragione, nessuno fa. La mattina successiva nulla è cambiato alla scuola Trilussa, lavoratori ancora in occupazione e bambini che non sono potuti entrare a scuola con notevoli disagi anche per i loro genitori. Questi ultimi, pur dichiarando comprensibile la situazione dei lavoratori in protesta, precisano che anche quello allo studio dei loro figli deve essere un diritto da non violare. Intanto è in corso a Piazza Montecitorio la conferenza stampa nazionale sotto le sigle CGL, CISL e UIL per affrontare il problema che interessa i lavoratori di Pomezia come altre 24.000 famiglie italiane. We'll be right back.